No, uno non arriva alla Juve solo per i meriti, per le qualità tecniche. Eh? Io ho giocato con Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini era uno che se te dovevi fare un calcio tennis non lo prendevi perché perdevi sicuramente. Però era uno che aveva la capacità di vincere, archiviare, ripartire con la rabbia, vincere, archiviare, ripartire con rabbia, che l'ha portata alla Juventus, perché se noi l'andiamo a analizzare tecnicamente non è che c'ha i piedi fini, no? Uno dice giocare alla Juve, no, ma ha altre caratteristiche. Gattuso era un altro che aveva quel tipo di capacità lì, io era un altro che aveva quel tipo di capacità lì. E io devo essere bravo in quelle situazioni lì. Oppure i calciatori onesti a dirmi non ho quel tipo di rabbia oggi, meglio che faccia parte in altri. Perché io a loro chiedo sempre trasparenza nel rapporto. Io per loro mi butto sotto un treno, però sempre nell'interesse della Ternana. Quindi l'interesse della Ternana è anche la coerenza di dire guardi mister, ho fatto 3 gol, ho goduto talmente tanto che non mi sono ricaricato. Beh, tranquillo, gioca un altro che è più incazzato di te perché ha visto fare 3 gol a te e sicuramente li può fare lui questa settimana. Quindi la nostra idea deve essere quella, se non avrebbe senso aver fatto la lotta per 2 posti in più nella lista se poi devono giocare sempre gli stessi, no? Se Bari fa 3 gol a partita è giusto che vinca il campionato, c'è poco da fare. Quindi noi dobbiamo fare il nostro percorso, che deve essere un percorso di crescita costante, domenicale, perché prima dobbiamo diventare squadra, secondo dobbiamo togliere le scorie degli ultimi 3 anni che a livello generale sono presenti e non è facile, io l'ho sempre detto, io non sono il mago Merlino, spesso sento parlare di questi diciamo ultimi anni dove probabilmente gli obiettivi che si pensava per un motivo o per un altro non si è riuscito a raggiungerli, no? Quindi io devo portare un po' di positività. Secondo me il vero obiettivo quest'anno è più fuori dal campo che dentro il campo, perché ripeto, dobbiamo insegnare a giocare a calcio a Palumbo, a Mammarella, a Defendi, a Vantaggiato, a Furlan, a Partipilo, a Peralta, che domenica ha fatto prestazione importante anche nel primo tempo. Questi sono già giocatori che sanno già giocare a calcio, te devi solo fare una cosa, devi solo farli avere il giusto atteggiamento per affrontare le partite, ma devi anche un po' isolarli da magari delle scorie di negatività che ci sono, che ci portiamo dietro, che possono essere, magari come ho detto prima, perché gli ultimi anni possono non essere venuti come il tifoso sognava, no?